Oh, è arrivato il momento di parlardela, come piace chiamarla a me, della TNA Impact Wrestling, che si avvicina sempre di più al pay-per-view evento speciale Bound for Glory. Allora, parliamo innanzitutto di quanto è accaduto nella puntata. Allora, abbiamo avuto un tag team match Rosemary e Taya Valkyrie contro Tasha Steelz e Kiera Hogan contro Havok e Neville. Ad uscire le vincitrici sono stati Rosemary e Taya Valkyrie. Poi Falla Ba contro Crazy Steve, vincitore Crazy Steve, Tennille Dashwood, Tommy Dreamer, Brian Myers, Cody Deaner e Johnny Swinger contro Hernandez, Cousin Jack, Alicia Edwards, Rhino e Heat, vincitori la squadra di Heat, che poi è l'ex WWE Heat Slater, Kimberly con l'assistenza di Deonna Purrazzo contro Kyle Ray, vincitrice Kelly Ray, Doc Gallows in WWE, Luke Gallows contro Madman Fulton, finisce in doppio count out. Poi vedo qui per la settimana prossima Hernandez contro Cousin Jack contro Rhino contro Alicia Edwards contro Heat, Eddie Edwards contro Sami Callihan, Chris Bay, Roy Raji e Jordynne Grace contro TJP, Trey Miguel e Willie Mack, i Nord contro i Good Brothers. Poi vediamo, no, la puntata poi è finita qui. Sì, parliamo quindi dell'evento speciale pay-per-view Bound for Glory. Allora, la card è questa al momento: Eric Young contro Rick Swann per il titolo mondiale Impact, Deonna Purrazzo contro Kali Ray per il titolo mondiale Impact femminile Knockouts detenuta Deonna Purrazzo. Poi 4-way tag team match per i titoli mondiali di coppie Motor City Machine Guns Alex Shelley e Chris Sabin contro i Good Brothers, Doc Gallows e Karl Anderson contro i The North, Ethan Page and Josh Alexander contro Ace Austin e Madman Fulton. Poi un 6-way intergender, quindi sia maschi che femmine, Scramble match per il titolo X Division. Roy Traiu, campione contro Chris Bay, Jordynne Grace, TJP, Trey Miguel, Willie Mack, match singolo EC3 contro Moose, match singolo Eddie Edwards contro Ken Shamrock con l'assistenza di Sami Callihan. E poi vedo qui scritto 2020 Call Your Shot Gauntlet. Il vincitore, vedo parole intergender, quindi sia maschi che femmine, riceverà un match titolato in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di titolo che voglia scegliere a suo piacimento lui o lei. Bene, al momento per i video, al momento mi fermo. Attendo l'anteprima di NXT per fare il video. Poi, se c'è qualche altra notizia, ci sarà anche qualche altro video oltre all'anteprima di NXT. Quindi, miei cari amici, vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.